Le 9:03 minuti, ben ritrovati telespettatrici, ben ritrovati telespettatori di Padre Pio TV. Apriamo questa parentesi dedicata alle start-up in Italia. Lo facciamo con un primo collegamento da Nord Italia. Andiamo a Vicenza, andiamo nel Nord Italia. Abbiamo in collegamento Marco Filippi. Dovrebbe essere pronto il collegamento. Dicevo, avremo adesso in collegamento Marco Filippi, che è il CEO di Volvero Driving Sharing App, un'app nata da un annetto e che ci presenterà qual è la finalità dell'app e soprattutto quali sono state le possibilità ricevute da parte della normativa italiana, da parte della normativa comunitaria nel poter sviluppare questo progetto. Vediamo se è pronto il collegamento. Eccolo qui, Buongiorno. buongiorno, ciao Marco. Buongiorno Felice, mi sentite? Sì, ti sentiamo e ti vediamo anche. Allora, parliamo di Volvero. Ti abbiamo presentato, CEO di Volvero Driving Sharing App. Che cos'è quest'app e come nasce? Buongiorno a tutti e buon sabato mattina ai telespettatori che ci stanno seguendo. Intanto, sono Marco Filippi, amministratore delegato di Volvero, che è appunto questa startup tecnologica che permette la condivisione dei veicoli. Tramite la nostra app diamo la possibilità a chi possiede un'auto, una moto o un veicolo commerciale o industriale di condividerli con la comunità, con le persone che quando hanno bisogno di trovarne uno a noleggio in maniera semplice possono accedere all'app dopo essersi registrati e aver fatto il profilo e quindi in molta facilità attraverso qualche tap nello schermo possono arrivare a prenotare il veicolo che hanno bisogno, di cui hanno bisogno per il periodo di cui necessitano, quindi solitamente da un giorno in più. Marco, come nasce il progetto? Se c'è stata un'indagine, ecco, anche di mercato rispetto a quest'idea e magari qual è la differenza anche appunto rispetto, lo citavi tu, alle app di sharing. Dicevi, il progetto sostanzialmente consiste questa app Volvero nel poter mettere a disposizione la propria auto per altri utenti che poi appunto la possono utilizzare. Qual è la differenza magari rispetto ad altre app che mi permettono di prendere e noleggiare auto che trovo sulla piazza? Il progetto nasce inizialmente nel 2015 perché vivevo in Lussemburgo e a quell'epoca avevo una fidanzata che viveva a Milano, quindi mi serviva prendere a noleggio un veicolo per tornare spesso in Italia, però c'erano delle notevoli difficoltà nel riuscire a trovare un'auto a noleggio, uno perché ero troppo giovane, due perché avevo una carta non accettata di solito dai sistemi di pagamento degli autonoleggi. Quindi da lì diciamo che nasce un po' il concetto di Volvero, poter pagare i miei amici o i miei colleghi per poter utilizzare il loro veicolo e quindi poi usarlo quando mi serviva. Ci sono state ovviamente delle ricerche di mercato, siamo partiti dal capire se il problema che ho avuto io con gli autonoleggi fosse solo mio o fosse una cosa percepita da altre persone e ci siamo resi conto che proprio così è stato. Quindi di solito le persone hanno molta difficoltà ad accedere al servizio di autonoleggio e quindi poi da lì sono partite un'altra serie di ricerche di mercato per capire quanta necessità e quanta domanda di un eventuale servizio come Volvero ci potesse essere nel mondo. Ad oggi il servizio è attivo in Nord Italia e siamo partiti da poco perché abbiamo veramente speso molto tempo nella creazione della piattaforma e dello sviluppo dell'app. E la cosa che ci rende differenti rispetto ai classici servizi di autonoleggio è proprio la facilità dell'utilizzo. Quindi le persone possono semplicemente tramite un'app e dopo essersi creati un profilo, quindi due operazioni che sono, diciamo, molto semplici e con le quali tutti abbiamo ormai molta ed estrema confidenza, poter quindi poi trovare i veicoli attorno a sé tramite la mappa che si ha nell'app e poter direttamente dialogare col proprietario
alla fine di prenderlo a noleggio in maniera diretta e senza intermediari. Anche in maniera molto facile perché abbiamo proprietari che sono presenti in diversi centri cittadini e centri urbani, quindi non ho più bisogno di dover andare all'aeroporto o al treno come succede con i classici servizi di autonoleggio, ma semplicemente posso vedere che veicoli ho in prossimità. Marco, per concludere, anche perché avevi detto che la tua è stata un'esperienza anche europea e internazionale rispetto anche a quest'app, se dovessimo individuare, ecco, un punto a favore e un punto contro del fare startup in Italia e un punto a favore e un punto contro del fare startup all'estero, qual è la tua esperienza? Diciamo che fare startup in Italia, soprattutto startup tecnologiche, è molto complicato perché manca una sorta di ecosistema alla base che possa aiutare gli imprenditori. Quindi manca sia delle competenze tecniche, in generale, ovviamente, poi ci sono i casi di successo di ottime aziende italiane che sono esperti in tecnologia, però fondamentalmente anche nel mercato proprio del lavoro mancano molto sviluppatori software, quindi è molto difficile trovarli in Italia e anche per quanto riguarda la raccolta di capitali è molto difficile trovare capitali in Italia ed è uno dei gap che abbiamo ancora con l'estero, con paesi come i Paesi Bassi, la Germania, il Regno Unito, per non poi andare a scomodare ovviamente i soliti e ben conosciuti Stati Uniti o Israele. Quindi questo sicuramente direi che è una delle problematiche principali. Un'altra delle problematiche è forse proprio la cultura nel fare startup. È un processo che è molto complicato, che richiede molta energia e molto tempo e ha anche un alto tasso di fallimento. In Italia non siamo ancora a livello proprio culturale disposti ad accettare e valorizzare chi prende certi rischi e chi rischia e chi fallisce, perché c'è anche la possibilità che quando si fa qualcosa di nuovo che nel mondo non esiste, ci siano dei fallimenti. Che in alcuni paesi, come ad esempio la Silicon Valley negli Stati Uniti, sono valorizzati molto di più che non un'esperienza lavorativa tradizionale, e in Italia invece si ha un po' diciamo, la stigma quando hai fallito, diventi un po', diciamo, qualcuno che viene lasciato ai margini della società. Quindi manca un po' anche la cultura, diciamo. Tra l'altro lo ricordiamo, ieri Volvero è stato anche presentato ufficialmente a Padova presso la sede del comune della città di Padova. In poche parole, Marco, prossimi obiettivi a breve termine? I prossimi obiettivi a breve termine sono, direi, principalmente tre, molto collegati tra loro, ovviamente. Uno è crescere come servizio, nel senso di raccogliere sempre più proprietari di veicoli che ricordiamo possono essere sia il privato cittadino che ha un veicolo che non viene utilizzato e quindi poterlo mettere a disposizione della comunità e nel frattempo anche guadagnare dalla condivisione dei concessionari o degli autonoleggi o anche delle aziende che hanno una flotta di veicoli che magari non viene utilizzata. Quindi crescere come lato offerta veicoli, crescere come lato guidatori, quindi fare attività di promozione soprattutto sulla fascia d'età 25-40 anni, che sono i principali utenti che oggi Volvero ha. E quindi questo è l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero due è continuare a crescere anche a livello di team. Siamo ad oggi in più o meno 12 persone, però abbiamo ovviamente necessità di assumere, stiamo assumendo, quindi noi siamo una di quelle aziende che ovviamente in questo periodo di crisi, anche col Covid, è sempre cresciuta proprio per la natura del nostro business. E la terza cosa che diventa un po' un abilitatore è la ricerca di capitali. Siamo in contatto con diversi investitori, sia italiani che esteri, per riuscire a chiudere il prossimo round di finanziamento, per poter comunque poi proseguire lo sviluppo del business nel prossimo 1 o 2 anni. Grazie Marco per essere stato con noi. Allora in bocca al lupo a te e a tutta la governance e l'organizzazione di Volvero. In bocca al lupo per i prossimi successi.
Grazie a te Felice e un saluto a tutti gli spettatori che sono stati qui con noi questa mattina. Se volete saperne di più, visitate il sito volvero.com o scaricate l'app. Grazie ancora Marco e noi ci fermiamo qualche minuto per un break pubblicitario e poi torniamo di nuovo qui su Just Today.